Sì, abbiamo iniziato non bene purtroppo, abbiamo preso il gol dopo credo un minuto e su questa lettura sbagliata, diciamo che per Panos il ragazzo era anche il debutto, non era per niente facile, ha reagito bene, ha reagito benissimo la squadra secondo me perché hanno continuato a giocare come se non fosse successo niente, abbiamo avuto la bravura, la fortuna di riuscire a fare 3 gol e chiudere il primo tempo in un determinato modo. Poi nel secondo tempo un po' la reazione del Castellanzese, un po' del merito nostro che ci siamo un po' abbassati e non siamo riusciti a tenersi un po' la palla. Abbiamo rischiato in due o tre situazioni di prendere 3-2 e la partita si poteva riaprire. La nota negativa è un po' quella perché secondo me potevamo gestirla meglio, anche se c'è stata comunque, insomma, c'era da aspettarsi la reazione della squadra avversaria. Però noi nella gestione non siamo stati bravissimi. E poi insomma è stata chiusa, poi si è rimasti anche in 10, gli ultimi 10-12 minuti, è diventata difficile anche se poi nel momento in cui siamo rimasti in 10 ci siamo difesi forse anche meglio, forse per la paura perché eravamo con un giocatore in meno e poi è stata chiusa insomma, con un bel gol di Zaide e siamo contenti sicuramente della vittoria, dei 3 punti, della buona prestazione, però in globale secondo me potevamo fare meglio nel secondo tempo. È stata una delle pochissime volte che una squadra li ha messo lì per una mezz'oretta, se consideriamo il tempo che... Sì, hanno fatto questi 20-25 minuti dove hanno creato alcune occasioni per poterla riaprire e se l'avessero riaperta sicuramente sarebbe cambiata la partita. Questo ci deve insegnare qualcosina secondo me perché l'abbiamo detto fino al primo tempo che la partita non era finita per niente, sono tutte partite molto combattute, molto equilibrate. Per cui dobbiamo lavorare un po' sotto quell'aspetto lì della gestione, di avere un po' più di tranquillità, di gestire i momenti, di capire di far salire un po' la squadra, cose che non abbiamo fatto benissimo. Diciamo una nota negativa, però insomma ci può stare. Di fondo, insomma, io credo che i ragazzi abbiano anche disputato una prestazione anche sotto l'aspetto caratteriale importante perché volevamo portare a casa punti dopo la partita, le due trasferte che abbiamo fatto, che non eravamo riusciti a portare a casa punti. E per cui ci portiamo a casa 3 punti importanti. Il segreto sta nella continuità adesso per rimanere in quelle zone alte di classifica. Mercoledì c'è una squadra che è un attimo banco di prova. Sì, beh, mercoledì, come sono state le altre partite precedenti, recentemente quando siamo andati a giocare Legnano e con San Giuliano, sappiamo che per tenere il passo dobbiamo dare, come detto, 3 continuità. E dare continuità di qualche vittoria perché sono qua poi i 3 punti che ti portano a migliorare la classifica. Siamo lì, siamo nel gruppone, ci sarà, come dicevo l'altra volta, bisognerà lottare fino alla fine per cercare di raggiungere i playoff, non sarà facile, però sicuramente ci proveremo. Sì, siamo stati bravi a reagire, abbiamo preso gol a freddo, purtroppo sai, prepari le partite e poi prendi gol subito così, invece siamo stati uniti, non abbiamo perso la testa e questo è fondamentale perché comunque abbiamo reagito alla grande, abbiamo fatto una grande partita. No, dai, sono contento, sono stati fortunati, però comunque bisogna crederci e bisogna andarci su quei palloni lì, perché altrimenti la palla non entra da sola. E quindi dai, siamo stati bravi a ribaltarla. Sì, no, io e il Ciuppa abbiamo un bellissimo rapporto e siamo d'accordo che chi segna per primo, se dopo c'è il rigore, lo battiamo, viceversa. Quindi andiamo molto d'accordo e quindi questo è bello. Sì, anche Bertoli, comunque abbiamo un grosso tridente, anche con Bertoli mi trovo molto bene e stiamo facendo grandi cose, soprattutto adesso che rientra Pio che ci dà una grande mano perché stava facendo benissimo, purtroppo si è fatto male, lui lo conosco dall'anno scorso, è un grandissimo giocatore. Sì, l'ho chiamata, però ha fatto bene perché ha fatto gol, quindi ha fatto bene. Però sì, la chiamo sempre, quando sono lì io la chiamo sempre perché voglio fare la giocata io, però ci sta, ha fatto gran gol. No, vedo degli ottimi giovani, soprattutto perché sono del vivaio e poi anche chi è venuto qua in prestito sono degli ottimi giocatori. Io poi il mio pupillo era Ambrosini che è andato via, gli auguro il meglio perché secondo me può fare grandi cose.
Il mio obiettivo fa pari passo con la squadra. I playoff, siamo ai quarti di finale Coppa Italia, speriamo di arrivare in finale e di vincerla. Quindi vado con gli obiettivi della squadra. In rete. No, seconda munizione, fuori. Espulsione di Nessi. Cambierà probabilmente qualcosa, Simone. Calcio, sì, però l'arbitro in questo momento l'arbitro non avverte uno stop di mano, però c'è un cambio. Zaid sul destro. Oh, bravo a entrare, careccia sul mancino prima, resta lì, vuole andare in porta lui, madonna, parato, è una palla che poteva essere sfruttata meglio. Palla centrale, facile anche la respinta del portiere. Moioli, Zaid! Il gol della vincita della Nardo, 1-8, Giovanni!